Buonasera, io sono Pietro Di Lorenzo, vi do il benvenuto a questo ultimo video dell'anno nel quale cercherò di analizzare i temi più interessanti per l'inizio del 2015 e fare un rapidissimo bilancio, oltre che proporre un piccolo portafoglio con le idee di investimento più interessanti per l'anno prossimo. Ci lasciamo alle spalle una seduta particolare, oggi giornata volatile a Piazza Affari, chiusa con un leggero ribasso, ma giornata complessa in virtù delle scadenze tecniche che hanno generato grande volatilità sui mercati, in particolare dopo una partenza a rialzo, violenta correzione nel primo pomeriggio e poi un recupero finale che però non riesce a far chiudere la giornata in positivo. Abbiamo assistito a una settimana veramente convulsa in cui si sono alternati fasi di panic selling a fasi di repentini rialzi. Insomma, è un mercato decisamente tecnico, non facile per chi non riesce a seguire le contrattazioni minuto per minuto, e invece che dà qualche opportunità interessante a chi fa un trading intraday che è particolarmente proficuo in questa fase proprio in virtù dell'elevata volatilità intraday, dei repentini cambi di direzione. Graficamente ho ingabbiato l'indice in questo ampio rettangolo che ormai ingabbia l'indice italiano da 54 sedute fra 17.500 e 20.200. Ritengo che siano questi i livelli da tenere ben fermi nella prima parte del 2015. E quindi un'eventuale perforazione di 17.500 fornirà un pericoloso segnale di continuazione ribassista, in quanto sono evidenti la serie di massimi e minimi decrescenti. Viceversa, il ritorno sopra i 20.200 potrebbe aprire scenari di un mercato toro nella prima parte dell'anno, cosa che è stata piuttosto ricorrente negli ultimi anni, quindi i primi mesi dell'anno solitamente sono piuttosto positivi. Quindi livelli da tenere a mente 17.500 e 20.200, sempre con un occhio al mercato americano. Il mercato americano veramente è sorprendente, vi mostro il grafico del Dow Jones, ricordo che ieri il Dow Jones ha archiviato la migliore seduta degli ultimi 3 anni con un rialzo quasi superiore a 2,5%. Ciò che mi sorprende è l'incredibile forza dell'indice americano, che è stato un po' il leitmotiv del 2014, in quanto ogni volta che abbiamo visto una decisa correzione come quella che vi sto mostrando in questo momento, tutti gli operatori pensano che ormai il top è arrivato e che da qui ci aspettano correzioni. Puntualmente arriva lo strappo rialzista e quindi di fatto col senno di poi ogni correzione del Dow Jones e del Nasdaq sono state delle grandi opportunità di acquisto. Quindi gli indici americani si avviano a chiudere il sesto anno consecutivo positivo. Vi mostro anche il Nasdaq che ha un andamento analogo, quindi ogni fase di correzione poi è stata seguita da un deciso movimento rialzista che di fatto ha riportato i prezzi a contatto con i massimi assoluti in area 4.800. Dicevo, Dow Jones si avvia a chiudere il sesto anno consecutivo positivo e vi ho mostrato gli indici americani perché saranno un ottimo benchmark anche per l'operatività sui mercati americani. Quindi fin quando lo scenario rimane rialzista in America, sicuramente c'è da essere moderatamente ottimisti anche sul mercato locale. Viceversa, quando arriverà, e prima o poi necessariamente arriverà un'inversione sui mercati americani, bisognerà avere un atteggiamento più prudente anche sul nostro mercato italiano. Quindi monitoriamo per il Dow Jones 17.000 punti come supporto importante, come il Nasdaq, e per il Nasdaq 4.550. Rispetto alla volatilità sul mercato italiano, in questo momento deteniamo un solo titolo in portafoglio, nella nostra rubrica Buy Sell, che è Cyber, entrato il 18 dicembre a 8,65. Oggi il titolo finalmente ha reagito, chiudendo la seduta con un rialzo del superiore al 4,5%, e di fatto il rimbalzo che in tanti auspicavano dopo questo sell-off veramente brutale, con i prezzi che sono arrivati a perdere quasi il 40% nel giro di 4 settimane, una cosa mai vista, insomma, è difficile vedere sulle blue chips. E di fatto quello che cerchiamo di fare è cavalcare un rimbalzo di breve termine, in quanto, come sempre, durante le vacanze
preferiamo rimanere liquidi per staccare un po' la spina. Quindi a livello d'ingresso abbiamo detto 4,8,40 e take profit a 9,50 da prendere entro fine anno, se no liquideremo la posizione. Fra gli altri titoli interessanti, proprio sulla nostra rubrica Buy Sell, abbiamo evidenziato come su Eni, proprio l'altro giorno sul test dei 13 euro, per chi ha una logica di medio termine è possibile assolutamente iniziare a costruire una posizione rialzista. Io credo che Eni su 13 euro sconti dei scenari decisamente ribassisti, anche un petrolio a livelli di prezzo più bassi di quelli attuali, e quindi per chi avesse voglia di costruire una posizione su un titolo solido con dividendi importanti, eccetera, eccetera, da questi livelli, da intorno ai 13 euro, è assolutamente possibile iniziare a costruire una posizione che poi andrà eventualmente piramidata nel tempo. Chi invece ha una logica di breve termine deve avere l'accortezza invece di fissare uno stop loss sotto i 13 euro, quanto un eventuale ritorno in qualche modo aprire il campo a un'ulteriore gamba ribassista. Quindi Eni diciamo, è un titolo interessante in chiave di medio termine, così come sto seguendo con grande interesse Finmeccanica. Chi sta seguendo i miei video da inizio anno sa che questo è uno dei titoli che ho sempre preferito in virtù dell'impostazione grafica rialzista, sia in ottica di medio con trend primario, secondario e terziario. I prezzi hanno riconosciuto il supporto a 7 euro, quindi fin tanto che Finmeccanica si mantiene sopra i 7 euro, ritengo sia un'eccellente opportunità. Sto seguendo con interesse anche Mediaset, che è un titolo forte, un titolo che è invertito nella forza relativa e che in qualche modo è un titolo che si può acquistare su eventuali storni, in particolare un ritorno in area 3,20-3,15 e quindi sul test della media mobile esponenziale a 200 periodi, ritengo che sia un buon punto d'ingresso. Così come sto seguendo con interesse Exor, che ho sostituito, diciamo, fra i titoli preferiti rispetto a FCA. In questo momento mi sembra leggermente più forte Exor, quindi insomma, probabilmente adesso è un titolo che preferisco FCA, nonostante attualmente abbiano un andamento decisamente correlato fra di loro. Anche qui il livello in area 32,20 sentito dal mercato, supporto che ha retto, e quindi fin quando ci manteniamo sopra 32,20 lo scenario rimane rialzista. Ultimi due titoli, naturalmente in logica di diversificazione è bene tenere un titolo del lusso in portafoglio, e fra questi scelgo, continuo a preferire Luxottica, anche qui è uno dei titoli, diciamo, che ho seguito con maggiore attenzione nel 2015, con una logica, nel 2014 con una logica di portafoglio. Titolo che mi piace in virtù di questa impostazione grafica rialzista, dopo lo scrollone che ha caratterizzato i primi giorni di ottobre in virtù di cambi del management, i prezzi sono ritornati sul solito binario che li ha portati a rialzi ormai da mesi, e quindi anche qui un'eventuale correzione dei prezzi è una buona opportunità di acquisto. Così come sto seguendo con interesse generali, è un titolo per certi versi dimenticato un po' da Piazza Affari, che però soprattutto nel mese di novembre ha mostrato una grande forza relativa, e quindi un titolo interessante. Il fatto che i 16 euro abbiano tenuto come supporto è una buona indicazione, quindi anche qui sicuramente un'opportunità in caso di eventuale pullback intorno a 16 euro. Quindi ricapitolando, titolo in portafoglio Saipem, altro energetico preferito Eni, fra gli industriali Finmeccanica, Exor in questo momento leggermente meglio di FCA, e invece fra gli editoriali preferite Mediaset, Lusso, Luxottica, e fra i titoli finanziari generali. Questo potrebbe essere un'idea per un portafoglio diversificato nella prima parte dell'anno, che potrebbe in qualche modo sovraperformare il mercato, e naturalmente, diciamo, comporta un
grado di rischi elevati in virtù dell'altissima volatilità presente sui mercati in questo momento. Direi che per questo video e per quest'anno direi che è tutto. Vi colgo l'occasione per fare degli auguri di buone feste e di un 2015 ricco di soddisfazioni. Un saluto e al prossimo anno.